c'è da aspettare appunto una giocata di qualche singolo che possa un pochino sbloccare questa partita. Un errore. Favilli in area di rigore, Favilli! Juventus in vantaggio, ha segnato Andrea Favilli. Ha spalancato le porte a Favilli, che è stato anche molto bravo, direi Effreddo, a presentarsi davanti al portiere e freddarlo con un piatto sinistro di grande precisione, chirurgico, complimenti. Valencic può ribadire con questo cross in area di rigore, ci sono tre giocatori in viola, compreso Chiesa, il rimpallo, la conclusione del Favero, traversa e poi il pin di Mlakar, 1-1, il pareggio della Fiorentina. Di Mlakar, davvero un pareggio un po' sui generis, ma un pareggio direi a questo punto meritato, viste le occasioni precedenti della Fiorentina. Calcio di punizione da posizione interessante per la squadra di Grosso, con Macek e Castanos, i due giocatori vicini al punto di battuta. Va Macek, pallone teso in area di rigore, colpo di testa, il gol della Juventus, il gol del 2-1, la rete bianconera per il nuovo vantaggio, il gol di Didiba. La Juve ha calciato questa punizione in maniera intelligente, calciata bene, forte, e l'incornata è stata davvero, non ha lasciato scampo al portiere della Fiorentina. Pozzebon tiene palla, le sue finte, ancora cerca all'interno dell'area di rigore Macek, 1-2, palla di ritorno, Pozzebon, la porta è vuota e Favilli la mette dentro, ma attenzione, sì, il gol è valido, il gol di Favilli è valido, il 3-1 della Juventus. È un'azione che probabilmente sancisce un po' l'esito di questa gara, anche per come è venuta. La Fiorentina è sembrata un po' ferma, la Juve invece è molto propositiva, infatti è andata a rete.